Benvenuti a una nuova puntata di Bollicine VIP TG Rewind, il telegiornale del web che analizza in maniera frizzante i gossip dei programmi TV della settimana. Ben ritrovata a Rossella Di Pierro e a Thomas Incontri. E andremo anche oggi a rinfrescarvi la memoria sui pettegolezzi più frizzanti di questi giorni. Rossella, oggi sono davvero molto triste, ma proprio triste, Ma come, Thomas? Ma come sei triste? Ma se abbiamo anche riniziato con il nostro TG? Lo so, ma io sono triste, anzi tristissimo, perché il mio mito Fiorello ha annunciato che lascerà la televisione! Ma come? Ma davvero? Cavoli, mi cogli impreparata! Eh sì, cara Rossella, ad attirare l'attenzione del gossip in questa quarantena non sono i fashion blogger, gli amici di... Maria De Filippi e via dicendo. Durante una diretta Instagram con l'amico Amadeus, infatti Fiorello, dopo aver sfiorato l'argomento Festival di Sanremo, ha dichiarato che potrebbe essere l'ultima cosa che condurrà prima di lasciare definitivamente la TV. Dopo Sanremo 2021, lo showman sarebbe pronto ad appendere il cappello al chiodo, lasciando spazio ai giovani, come da lui dichiarato. Ah, ma allora è un'ottima notizia! Potrei prendere io il suo posto. Ma no, scusami, ma secondo te ti converrebbe più litigare con qualcuno per poi finire negli scatti di Sua Maestà Barbara D'Urso e poi fare la pace? Ah ah ah, guarda che spiritoso. È per caso una frecciatina alla De Blanc? Patrizia De Blanchi, infatti, anch'essa costretta a casa in reclusione forzata con la figlia Giada durante una recente intervista al settimanale Nuovo, ha dichiarato di aver perso le staffe con la figlia, arrivando non solo a cacciarla di casa, ma addirittura a picchiarla. A detta sua, infatti, Giada sarebbe ossessionata dal virus, a tal punto da costringerla a disinfettare costantemente tutto. E così, una volta per sua stessa ammissione, ha colpito la figlia con un manico di scopa. Ripeto, a quanto quotiamo quindi la loro riappacificazione in diretta, che poi sono sicuro che finirà a tarallucce vino, no? Proprio come la lite tra Sua Luminosità Barbara e Marco Carta. Dopo il servizio di Striscia la Notizia, che ha smascherato la D'Urso proprio sul motivo dell'assenza imprevista del ragazzo nel suo programma, è stato mandato anche in onda lo sfogo del cantante che, appresa la bugia comunicata in diretta dalla conduttrice, secondo la quale avrebbe lui perso l'aereo per raggiungere gli studi, si è lasciato andare a parole non molto carine sulla donna, definendola anche cretina. Il tutto però è passato in sordina e durante l'ultima puntata di Live i due, tra falsi sorrisi e convenevoli, hanno fatto la pace. Ma che novità, eh? Oh, Thomas, ma come sei malfidato? Mamma mia, non ti sta mai bene niente. Piuttosto, dovresti prendere esempio dai personaggi famosi. Ah sì, e sentiamo da chi, ad esempio? Da Giulia De Lellis! Oh, che spiritoso! Prendi piuttosto esempio da Adele! La cantante britannica, nota per la sua straordinaria voce e per la sua fisicità importante, ha stupito in questi giorni i fan e media di tutto il mondo, mostrandosi in uno scatto social più magra e in forma che mai. Adele sembrerebbe essere infatti l'unica ad essere dimagrita in questa quarantena e oggi sfoggia fiera il suo fisico con oltre 30 kg persi in un solo anno. Ah beh, quelli che hai preso tu in due mesi! Non puoi mai essere romantico con me. Cioè, ad esempio, perché non puoi essere il mio Gianluca Vacchi? Cioè, vorresti che ti mettessi incinta tra un balletto e un altro, sperando di far centro, tra l'altro, ma dai! Guarda, sarebbe comunque più sentimentale di te. La star dei social, Gianluca Vacchi, sta per diventare papà e ad annunciarlo sono stati proprio lui e la sua dolce metà Sharon, durante il giorno della festa della mamma. In un post social rivolto a fan e followers, la coppia ha svelato il lieto evento, facendo sognare il web intero e raccogliendo da subito migliaia di like e commenti. Ecco,
Tu sono i like che vuoi, non un bambino! Ora ho capito tutto. Comunque, anche per questa volta, questa puntata è finita qui. Meno male, direi. Bollicine Bit, Gira e Wind finisce qui. E allora, alla prossima e ricordate, una vita piena di bollicine a tutti! Che è nascosto sopra i tetti, devo spiare di nascosto la parietti. E se per caso lei lo becca, gli conviene scappare in fretta. Sorpresi!